Stavolta ho una chicca, per cui restate con me in questo nuovo video in cui analizzo le partite che vi sottoponete. E cosa abbiamo? Abbiamo Actarus che mi scrive: se ti interessa, ho una partita con una buona fase difensiva. Si conclude con: non lo diciamo. Sono da controller contro mouse, cinesi contro giapponesi, grado platino 1. Per cui la prima partita in cui guardo qualcuno da controller. Ok, allora non so se da controller, vorrei vedere un attimo se è possibile anche la visuale del giocatore, però probabilmente non è proprio facile. Ecco, diciamo che i cinesi non sono proprio una civ facile da fare. La prima cosa magari che ti posso consigliare, non so se hai visto, ho appena fatto da poco la guida con il buildor dei cinesi, perché qui vedo che siamo partiti un po'. Insomma, il concetto è giusto, che bisogna aprire di mulino, fare prima l'ufficiale imperiale e poi mettere gli abitanti alle pecore sul mulino. Ovviamente cose come avvicinare il più possibile le pecore al mulino penso che siano abbastanza difficili da fare con un pad, per cui non sto a sindacare troppo su questa cosa, però lo start con 6 abitanti al legnetto per poi droppare il mulino penso si possa fare, però non lo so, adesso non sono un esperto di giocare con il pad, ovviamente, perché non ci ho mai provato. Più che altro mi sembra che probabilmente se non apri col villaggio non hai bisogno di raccogliere tutta questa legna, per cui ci sta che metti gli abitanti alla legna, però magari invece di fare la casa puoi fare subito il villaggio che ti dà 40 di pop. E sì, ok, quindi l'oro non lo raccogli più perché immagino prenderai i 40 dal mulino. Ha senso. Però ecco, non hai bisogno di tutti questi abitanti alla legna. Se tutta questa legna praticamente poteva essere tutti abitanti al cibo, così passi di era molto più velocemente. Praticamente, anche se fai il villaggio, ma ancor più se fai la casa e non fai il villaggio, tutta questa legna non ti serve. Ora, penso che tu stia facendo l'auto village, cioè su console si può mettere che si fa in automatico l'abitante. Anche perché vedo che ce n'è sempre uno in coda e quando finisce ne va un altro, quindi ok. Il tuo avversario fa una build order, mi sembra standard, non quella che ho fatto vedere io andando sulla pietra per raccogliere l'oro, ma direi questa molto più standard. Magari poteva togliere due abitanti al cibo che non gli servono e mettere tutto al legno. E niente, una volta che allora, se riesce a fare anche malgrado il pad la build order fatta bene, lo preferisco perché in questo momento sei molto indietro per fare età feudale e soprattutto hai un sacco di legna che al momento non ti serve minimamente. E poi, soprattutto, è inutile avere la falegnameria prima di avere il secondo ufficiale imperiale che ti busta. Tanto vale finire tutti gli alberelli, che hai fatto bene a prendere questi, potevi anche prendere quello magari più tardi. Passaggio con 6 abitanti, ok, è tanto. Già i cinesi, allora, io solitamente nella build order passo con l'Accademia Imperiale prima, con 1 o 2 abitanti max, e poi faccio più o meno allo stesso tempo il barbacane del sole per difendersi. E dopo aver fatto il barbacane, solo dopo vado alla pietra per fare il secondo TC. E ecco un'altra cosa: vedo la caserma e non so se hai scoutato il tuo avversario. No, allora questo va bene che avevi della legna in più, per cui ok, l'hai usata, meglio che niente, però in questo momento fare una caserma al buio,
contro un avversario che sei completamente, non stai minimamente vedendo cosa sta facendo, per cui in questo momento non sai se sta andando a castelli, non sai se sta facendo 2-3 caserme e samurai, e ovviamente se stesse facendo samurai, che è che culo, not even close, aprire con caserma e picche è pessimo. In quel caso lì dovresti magari o difenderti perché fai prima il barbican, oppure fai un'arceria e fai su genu che li puoi, diciamo, attaccare da lontano, anche se immagino che sia difficile micrare con il pad, per cui va bene l'arceria, però cioè con Timmy non ho visto niente. Ora scopriamo. E il tuoppo non sta facendo nulla, sta facendo ora caserma e arceria. Vabbè, non ti ha scoutato nemmeno lui, per cui diciamo sfida tra ciechi in questo momento. Questo è molto importante perché è uno dei concetti più importanti di Age of Empires 4, più ancora che in un gioco come StarCraft o altri RTS, per quanto ne so, è che hai un triangolo in cui sasso batte... Cosa batteva il sasso? Batteva la forbice. Sasso batte forbice, forbice batte carta e carta batte sasso. Quindi se tu aspetti di vedere che edificio mette giù, puoi dire che in linea di massima le unità della caserma vengono counterate dall'unità dell'arceria. Le unità dell'arceria in linea di massima vengono counterate dalla stalla e la stalla viene counterata dalla caserma. A livello macro, poi dopo se andiamo più nel dettaglio, ovviamente picche contro cavalieri, arcieri contro picche e via discorrendo. Questo diciamo che si fa non molto di frequente giapponesi per poi fare arcieri e shigaru, però va bene, magari ho provato a fare qualcosa di diverso. E allora, diciamo che qui hai raccolto tutta la pietra, dovresti pullare via, però se mi posso permettere due cose, perché in questo momento stai facendo tutte le cose contemporaneamente, stai raccogliendo cibo e oro come se volessi fare il barbacane, hai raccolto la pietra come per fare un secondo TC, stai un po' truppando, presumibilmente ci sta perché hai paura che ti venga attaccati, però stai facendo arcieri senza vedere nulla. Per cui se avessi scoutato questo avresti detto ok, allora faccio una stalla e faccio cavalieri leggeri, e con due cavalieri leggeri questi li uccidevi tutti anche senza micrarli, li mandi all'attacco e via morto. Questa non serve, e comunque non serve continuare a raccogliere pietra, ne hai già 350, questo lo ritiravi via e risparmiavi, perché adesso ti serve legna, infatti hai messo l'ufficiale imperiale che va bene, però ecco, cerca di fare una cosa alla volta, magari dopo che hai fatto l'accademia fai il barbacane, dopo che hai fatto la porta del sole, perché la continuiamo a chiamare barbacane, il barbican, la porta del sole, dopo che hai fatto la porta del sole puoi pensare di fare il secondo TC, magari facendo le truppe se ti senti più safe, e dopo tutto questo hai da tornare all'oro e al cibo, perché fai truppe piuttosto che torni a ad andare a castelli. Però apprezzo che le reazioni sono buone, cioè nel senso, comunque hai visto questi archi, hai tirato su una torre che non è la reazione giusta, però è una reazione ed è stata anche veloce, per cui qui l'hai pulito, perché però se posso farti un consiglio, adesso non so quanto è difficile fare le mura con il pad anche qui, però più che fare questa torretta qui, che serve il giusto, perché se ti attaccano da qui, ora che gli abitanti ci vanno dentro, rischi che ti pelino, con un muretto qua, fai un muretto da qui fino alla legna, spendi 30 di legna invece che 100 per una torretta, e lui deve farsi tutto il giro, qui deve passare davanti alla torre, davanti al TC, questa woodline è safe. Un muretto qua e lo connetti con l'oro. Un muretto qua e lo connetti con la legna. Poi dopo magari un altro muretto qui davanti all'accademia e hai la base al sicuro, almeno per il momento. Il barbican, ok. Potevi usare anche un po' di più in realtà, perché qui non protegge niente.
Perché qui c'è già il TC e qui c'è già la torre. E qui c'è già l'altra torre, quindi qui non protegge nulla questo Barbican. E visto che avevi già tutte queste torri, potevi osare metterlo qua, così mettevi al sicuro i cervi, mettevi al sicuro l'oro. E anche qui, con un pochettino di muretti qua, 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 metti al sicuro l'oro per tutto il resto della partita. Comunque, ancora una volta siamo un po' al buio. È molto importante scoutare, perché in questo momento ti sta arrivando addosso archi e samurai, e diciamo che hai casualmente la comp giusta monoarchi per affrontarlo, ma se il tuo avversario fosse stato sveglio, come in effetti sta facendo, la risposta a vedere che tu stai spammando monoarcieri è fare cavalieri leggeri. Poi è chiaro che... ok, si sta andando a ficcare sotto... Stai facendo un sacco di torri. E qui gli abitanti... Forse... Allora, adesso c'è una cosa che puoi fare. Questa l'ha messa nell'ultimo update. Praticamente se fai fatica quando sei qui, perché qui c'erano delle unità nel mezzo e potevi smerdare mischiando, vai sul TC, provi, non so qual è la hotkey per questo nel pad, però suonando la campana praticamente metti al sicuro gli abitanti, poi dopo la risuoni. Io non lo uso, però potrebbe tornare utile, ecco. Ecco, unica cosa, ovviamente i samurai ci mettono tanto a morire, perché hanno tanta armor e hanno anche la deflective, per cui a questo punto ottimo che hai il fabbro, quindi dovresti mettere il più una freccia d'acciaio il prima possibile, e il passaggio su Genu è buono. Ora, visto che hai tutte queste truppe in coda, il mio consiglio con un'altra civ sarebbe di fare tante arcerie, però intanto vedo che hai fatto una cosa giusta, cioè che hai messo a supervisionare l'ufficiale imperiale. Quindi questo molto bene, ti consente di truppare in una maniera immonda molto rapidamente. Però dovresti essere in guardia, perché hai visto nella sua armata che ci iniziavano ad esserci cavalieri leggeri. E bastano pochi cavalieri leggeri per pulire anche con le difese statiche un sacco di arcieri di Jugenu. Quindi avrei iniziato a mettere anche le picche. E soprattutto, ok, ottimo, il più uno alle frecce. Soprattutto non so perché stai continuando a raccogliere pietra. Capisco che vuoi fare gli upgrade alle torri, però queste torri non proteggono niente, mi viene da dire. E in questo momento, in teoria, sei avanti, perché visto che hai fatto Song da poco, il tuo oppo penso che abbia skippato di fare gli abitanti per un po', e ne ha anche 7 così, che non fanno niente da un'ora. Per cui in questo momento di eco sei già avanti, e l'unico problema sono sti 5 cavalieri leggeri, ma ci sono già un sacco di torri qui, cui, aiuto. Danno comunque fastidio, però penso che non sia un grosso problema, visto che si va a ficcare sopra un sacco di torri. Avrebbe bisogno di fare degli arieti, ma non... tra abitanti e la legna. Comunque, sta andando a castelli. Diciamo che la macro, il controllo e la gestione delle unità è buona. La macro lascia un pochino a desiderare, ma penso che si possa migliorare facilmente. Secondo TC e castelli, mentre giapponese sta andando a castelli, continua ad avere 7 abitanti fermi. Questi non hanno voglia di fare. Ecco, qui per esempio il fatto di avere il granaio un po' scoperto. Vedi che il tuo avversario ha la via chiusa, cosa fa? Fa il giro. Se gli avevi messo qui il muretto, qui il muretto qua, questo qui stava lì a sbattere la testa e non... Però, per carità, se le manda avanti così, senza guardare, senza attaccare niente, contenti tutti. Però
Ecco, la, il landmark di terza con due, no, mai. Almeno 6, dai 6 agli 8 con i cinesi come minimo, con altre civ dagli 8, 9 ai 11, 12. Quindi qui, allora, un sacco di abitanti persi e un sacco di idol, perché comunque sti cavalieri leggeri contro queste truppe monoarcieri danno fastidio, e anche gli arcieri giapponesi comunque potenziati fanno più danno dei tuoi. Comunque anche Johnny 420 Blazit sta passando in terza. Ecco, questo è un problema comunque di avere tutto idol sulle farm. Questa torre non aiuta un granché, qui devi pulire questo e poi murarti. Se non ti muri ti possono comunque continuare a entrare anche sui granai futuri, che presumo li espanderai qui, ecco. Per cui era messa bene, adesso molto meno, ecco. Hai bisogno assolutamente di fare picche. Vediamo. Gli Zuzenu sono buoni in feudale, sono buoni in imperiale con la via dello spirito, ma in castelli non, non sono un granché. Non sono un granché, a differenza di altre unit, non counterano niente. E a feudale fanno un sacco di danno perché hanno il triplo attacco, a castelli con il loro bonus prendono davvero poco. Per cui, ecco, questa è una cosa che non capisco. Ma il... ah, non avevi il cibo, ok, ok. Pensavo che... per un attimo pensavo che avessero messo che non c'è l'autovillo nel secondo TC e sarebbe stato veramente una bega. Però, ok, no, magari era un attimo che non avevi il food. Allora, ragioniamo un attimo. Ok, il problema è che se le torri bloccano i granai, futuri granai, e vuoi sempre mettere i tre granai tutti attaccati. Quindi qui secondo me la cosa migliore è meno torri e più mura, che inizia anche a sezionare la mappa, che con i cinesi è una cosa molto buona. E poi upgrade. Importantissimo fare gli upgrade, quindi appena hitti terza cerca di avere l'oro per fare gli upgrade di unità che hai. Solitamente si switch a balestre comunque, quindi sta. Le picche ti servono perché comunque tu hai visto già da tempo che ha cavalli leggeri e sicuramente farà, infatti sta facendo cavalli anche pesanti, ma è abbastanza normale che qualsiasi civ che va a castelli faccia o Man at Arm o cavalieri pesanti, perché è quello che sbloccano in buona sostanza. Quindi le balestre sono quasi sempre un'ottima scelta, però hanno bisogno di un po' di front line, quindi qualche guardia di palazzo può andare bene, però principalmente picche. E poi se riesci appena puoi cerca di sfruttare la torre dell'orologio astronomica per fare ovviamente il nido d'acqua. Poi, seconda cosa importante, quando arrivi a castelli, metti giù il prima possibile un monastero, e con un monastero vai a prendere le reliquie. Non è una tragedia se non le prendi, visto che non è che danno tanti euro al secondo, però danno un bel aiuto, soprattutto con i cinesi che hai già anche le tasse, avere sia le tasse che le reliquie ti dà una bella autonomia in termini di oro. E poi niente, murarsi e guardare cosa sta facendo l'avversario. In questo momento ha un sacco di cavalleria, sei un po' chiuso in base, e tutte queste torri, anche addirittura una fortezza, sì. Però diciamo che solitamente ci si vuole chiudere con le mura in base, magari la fortezza farla un po' più avanzata, o comunque farla non in modo che ti blocchi l'area dei granai e delle future fattorie. Per cui insomma, la cosa buona è che con secondo TC Song praticamente sei su triplo TC, per cui anche se hai perso un sacco di abitanti
tra il fatto che te sei su 3TC e lui su 1, e oltretutto penso che a volte si dimentichi anche di fare gli abitanti, sei ancora nettamente avanti. Solo che fightare con un'armata di seconda contro un'armata di terza, qui rischi di venire pulito completamente, anche se sta combattendo sotto 40 torre, 40 TC. Comunque, se ti piacciono così tante le difese statiche, il problema di fare tutti questi avamposti con il cannone è che dopo non ci puoi mettere la spingarda, che è molto forte come emplacement. C'è una cosa che magari vedi fare da Beastie Cute e altri pro è che sì, se fanno così, spammare torrette come magari hai fatto in questa partita, lo fanno perché vogliono andare a castelli e poi mettere avamposti spingarda dappertutto, che ci sta anche farlo con i cinesi in feudale perché hai questo emplacement speciale, però la spingarda tanta roba, fa anche più danno, la consiglio caldamente. Comunque le risorse le stai spendendo ora. Sì, metti al sicuro la base, fai le farm, diciamo che il concetto è giusto, si può fare un po' meglio. La comp da rivedere. Io arrivato a questo punto della partita farei picche balestre con 1-2 nidi d'ape. Mi sembra che bene o male lo stai facendo, anche se con un pochino di ritardo. Vediamo gli upgrade, laggano un po' gli upgrade, anche quelli economici. Più che altro mi sembra anche che manchi qualche ufficiale imperiale, perché in teoria ne vedo uno che sta supervisionando, uno che giustamente sta raccogliendo le tasse, e dovrebbe essercene magari uno qui che ha tutti gli abitanti alla pietra e uno qui che ha tutti gli abitanti alla legna, quindi così occhio croce mi sembra di vederne solo due di ufficiali imperiali. Troppo ha praticamente tutti gli upgrade, quindi questa army è il doppio della tua ed è anche molto più potenziata, anche perché queste picche sono picche di età oscura. Questa armata è di paglia, cioè è andata bene qui perché non sta facendo, vedi che le truppe non stanno attaccando, le sue truppe non ha fatto il move, perché praticamente secondo me ha preso e ha cliccato su questa unità qui, tutti provano ad andare ad attaccare questa e si schiantano tra di loro e si muovono senza attaccare, quindi a parte avere combattuto sotto 4 cannoni, cioè non hanno combattuto le sue unità perché stavano cercando di schiantarsi l'una con l'altra per, cioè come stessero cercando di saltare la fila per arrivare al posto di, non so, dove si vendono i biglietti al cinema, che ne so, non ci vado da un secolo al cinema, non mi piace. Allora, diciamo allora che in questo momento chiudersi, se uno continua a sbattere la testa contro il muro, continuare a fare torrette e chiudersi così in base, funziona. Se fosse stato furbo, Johnny cosa poteva fare? Dire, va bene, hai usato un sacco di risorse per chiuderti qui, non hai niente di unità, hai tutte difese statiche, hai fatto due castelli in base, ma chi me lo fa fare di venirti a attaccare qui dove sei chiusissimo, addirittura tresto castello? Io, se avesse fatto quello che doveva fare, vabbè, dentro città così, invece che andare a imperiale, che va bene tutto, prendeva i tre secret site, si copriva e aspettava 10 minuti, e in 10 minuti vinceva con i luoghi sacri, perché comunque non hai assolutamente l'esercito per contestarlo in nessun modo, e per cui
questa strat funziona, funziona, occhio però che se fanno la cosa giusta di prendere questa cosa, i luoghi sacri esistono proprio per evitare che uno dei due giocatori possa fare quello che stai facendo tu e vincere la partita. Esiste un modo di vincere la partita che non comporta spianare la base di uno che sta chiuso in base ad oltranza. E l'avrebbe dovuto assolutamente fare, perché più questa partita va avanti e più non la può vincere, perché hai 93 abitanti e lavorano sempre tutti, per cui ora in termini di risorse siamo ancora lì lì, perché la eco non è ancora settata bene, c'è solo un granaio, va bene tutto, però alla lunga non può sostenere il confronto, ecco, per cui ha un'armata tra l'altro che è tutta samurai, quindi ha ditchato la produzione della cavalleria. Aveva fatto una cosa bene in sto game, che era fare un sacco di cavalleria contro tutte unità ranged, e adesso ha detto no, va bene, sapevo come ho vinto gli ultimi 2-3 fight con la cavalleria. Quale può essere una cosa smetto di fare cavalleria, ha funzionato, per cui smetto di farlo. Cioè, adesso diciamo che sei tu ad avere il coltello dalla parte del manico, come si suol dire. Per cui sì, ok, va bene, ottimo, mi piace. Iniziamo a fare le mura di pietra sulla mappa, poi andiamo a iniziare a fare dei castelli sui luoghi sacri e dopo sei tu che... Vabbè, tra l'altro, se cioè è vero che lui è in quarta, ma è andato, quindi adesso l'unica cosa un po' pericolosa, ecco, l'unica cosa pericolosa è che i mangani sono un po' più efficaci contro queste che non siano, però i nidi d'ape in compenso fanno danno anche alle unità da mischia, e non li perdiamo così. Fortezza che la puoi cancellare, se vedi che non va su la puoi cancellare, ti ridà indietro le risorse prima che la danneggi, cioè se te la arriva a danneggiare no, però prima che la se riesci a cancellarla prima che la danneggi non ti ridà le risorse. Dai, diciamo che se non vince con questo push qui, non penso che possa vincere, anche se ha i samurai di quarta con un bel po' di upgrade, e perché comunque hai gli emplacement cannone, hai un sacco di torri, prima o poi questi muoiono in teoria. Anche perché poi dopo avevi un sacco di risorse, per cui più o meno comunque stai continuando a produrre. Ecco, l'unica cosa magari è in questa fase della partita di concentrarsi il più possibile sul cibo. Il cibo è la mia risorsa preferita, quindi più ancora dell'oro, più ancora della legna, più di tutto. I game molto spesso si vincono, si perdono per chi ha più produzione di cibo e finisce di più il cibo, cioè non esiste che hai 50 abitanti in più ma sta facendo più cibo lui, quindi rischi di morire con 3000 di legna in banca. Cioè l'unica cosa buona è che comunque con i cinesi, vabbè, li spendi perché spammi assedio, però diciamo che ecco, come buttare via un esercito di quarta. E poi niente. Ecco, sì, che voi capisco che i giapponesi fanno veramente un fottio di cibo. Però ecco, metti bene i granai, concentrati più sul cibo. Cioè questa partita era impossibile da perdere con la comp giusta e concentrandosi sulla risorsa giusta. E magari anche facendo questo in buona sostanza, ma anche solo di legna prima, piuttosto che fare tutte queste torrette. Io ora penso che ci potrà riprovare un'ultima volta, ma non molto di più, ecco.
39 samurai d'elite sono tanti, però hanno l'upgrade, hanno anche l'upgrade dell'HP di Imperial, quindi questo è un buon timing. Il problema sempre qual è? Si continua a schiantare sotto il punto dove hai più difese in assoluto, invece che magari andare qui con tutto l'esercito e metterti in idol tutta l'epoca. Dai, va bene, perché adesso olio bollente fa cagare, sennò qui ti aveva tirato via. E ancora una volta ha cliccato sui nidi d'ape, quindi tutte queste truppe non stanno combattendo perché stanno cercando di arrivare ai nidi d'ape e devono passare attraverso tutte le truppe in mezzo. Per cui guardiamo ancora queste bellissime unità che sì, hanno ucciso i nidi d'ape, però non credo che sia worth perdere 30 samurai d'elite e lasciare così scoperte. Cioè, bastava fare, metterli in formazione larga, fare uno slow push con le bombarde e iniziare a tirar giù un po' tutto. Oppure si può cliccare sui nidi d'ape e farle fare alle unità al ballo del qua qua come travolta e perdere tutto. Sono scelte. Come sei messo a upgrade? Hai fatto quel più una alle frecce e non ne hai fatti più. Male. Gli upgrade servono. A meno che ti chiami Shineko, allora anche lui... se hai imparato da Shineko a giocare cinesi, ti direbbe che il Fabbro è sopravvalutato. Comunque, dai, 170 di pop contro 100. Ormai direi che al cibo l'hai sopravanzato. E penso che a questo punto hai talmente tanta legna e oro che ti puoi permettere di fare nidi d'ape fino a domattina, e lo stai facendo. L'upgrade del movimento ce l'hai, ottimo. Oh, adesso inizia a fargli vedere chi comanda. Aspetta. Altro fa, adesso anche i cavalieri d'elite. E continuano a... Cioè, io ho l'impressione che sto soggetto qui, magari, per cui hai giocato, non farebbe neanche schifo, però qualcuno gli deve insegnare il semplicissimo A-move, ovvero attack move, che adesso su console non lo so, su tastiera tieni premuto A e clicchi dietro le truppe dell'avversario e le truppe... Ah, questa bombarda l'hai lasciata vivere perché potesse tornare e dire, tipo quando uccidi tutti ne lasci in vita uno e gli si torna indietro e riferisci chi ha fatto questo. Grande, sì, questo mi piace. Dopo chiudi qua, metti al sicuro tutta la base. Lui ha fatto quello che avrebbe dovuto fare 20 minuti fa, però ormai penso che sia troppo tardi, decisamente. Anche perché non ci sta dietro, non ci può stare dietro con la produzione. Cioè, ha fatto anche lui il secondo TC e poi adesso il divario lo sta colmando, però hai avuto 50 abitanti in più per mezz'ora. Ormai. Dove va? Va a chiudere qui? Ah, viene a prendere risorse in base tua. Perché sta finendo l'oro. Ovviamente le reliquie, pur avendo un landmark che gli genera in automatico i preti, quindi non deve neanche produrli, le reliquie non gli interessano. Cioè, no, adesso voglio dire... Cioè, qui segna 3, ma sono gli Orishiro, non è che ha preso le reliquie. Le reliquie sono ancora tutte lì intonse, tranne una che la stai portando a casa dove? Non la vedo. C'è,
C'è una reliquia in movimento da qualche parte, ma non vedo dove. Qui c'è un prete birbantello che c'è inguattato una reliquia e non la vuole portare al monastero. Niente, non lo trovo. Vabbè. Allora, vediamo. In teoria adesso dovresti avanzare, fare un castello qui, suppongo. Ah, si mura. 30 minuti dopo si mura. Ai. Cioè, il gioco penso che ci sia qualche problema nella Wii. Ah, perché conta i nido d'api della torre dell'orologio e i nidi d'ape comunità diverse. Che trollata è? Non lo sapevo mica sta cosa. Forse perché non ho mai fatto un assedio normale con i cinesi. 11 nidi d'ape. Buongiorno. Una spingarda, sì. Tutto l'hanno anche nerfate le spingarde. E questi non lo so come li tiri giù. Avresti tipo bisogno di 100 cavalleggeri. Eccolo. È stato sgamato. Gli abitanti hanno gambizzato il prete. Brutto gesto. Attenzione. Rissa tra abitanti. No. Sì. Rissa tra abitanti. Vai così. In realtà potevi fare il castello anche tu. Perché comunque i tuoi abitanti costruiscono infinitamente più veloce. Quindi con 20 abitanti gli facevi il castello qui e questi dovevano droppare tutto e morire. Però... vabbè. Allora, penso che ci sarà l'ultimo scontro devastante. E in teoria lui ha un'armi migliore perché sono 66 samurai d'elite con contro guardie di palazzo di terza. E questa armi se la sarebbe mangiata. Il problema è che ci sono 11 nidi d'ape che stanno devastando qualsiasi cosa. E tre spingarde. Mi ammazzano le spingarde. Basta. Il counter alla spingarda del nido d'ape. Oddio. Oh god. Va bene. Cioè, lui non ha più un esercito, non ha più cibo, non ha più niente. Sta con le pezze al culo. Ha fatto il muro qui, però sì, diciamo che non è tanto difficile fare questo giretto, no? Dai, va bene, questo game è finito, per cui adesso non so come lo chiudi. Diciamo, quella era la parte che mancava della tua mail, si conclude con un clutch da parte mia. Ma questo non è un clutch, questo è che è tipo i gatti che giocano con l'uccellino, ribadocchini, interessante. Interessante, ribadocchini contro nidi d'ape la vorrei vedere, però secondo me non finisce bene per i ribadocchini. Cioè, questo è come un gatto che gioca col topo, nel senso, te marciavi qua, gli andavi in base e gli stiri tutto. No, vabbè, ma sto ragazzo non fa lay move, i ribadocchini non hanno nemmeno attaccato. Mi spiace. Va bene. Ecco, l'unica cosa voglio vedere... Cioè, hai vinto la partita. Dai, questa è vinta. Devi solo tirargli giù i landmark. Gli tiri giù questo. E hai vinto. Quindi... vediamo. Ok, gli stai spianando tutto. Ottimo. Lui sta curando. C'hai il rocket launcher. No, non ce l'ha perché non ha fatto l'ultimo upgrade. E... vabbè. No, niente. Non... piano piano è riuscito a difendersi. Però non è un problema, hai 7000 di cibo. Magari hai
Ecco, arrivato a questo punto magari hai poca produzione, perché hai 3 caserme e 4 arcerie quando hai tutte queste risorse. Anche no. Abbonda, il legno ce l'hai, 10-15 caserme, 10 arcerie e spammi fino a domani mattina e va bene, ti ha pulito un'armata, ci ritorni e gli distruggi tutto, non ha più niente, niente, 38 abitanti. Non ha più nulla. Questi abitanti stanno facendo un sacco di polpacci con questa corsa. Comunque, vabbè, dai, qui stavi badando ad altro, perché comunque lo sai che devi rifare le falegnamerie, lo hai rifatto qui. Non sto a contestare sta cosa qua. Vabbè, dai. Questa partita ora sarà un lento stilicidio, comunque è già finita. L'unica cosa che mi posso permettermi di contestarti è che hai ancora le picche di età feudale. Sì, ora stai facendo gli upgrade, comunque occhio. Anche le guardie di palazzo non sono potenziate elite. Sono molto importanti gli upgrade, perché ora ti è andata bene, cioè ti è andata bene. Avevi, non è andata bene. Sei andato molto bene nei fight perché avevi tutti questi nidi d'up, però altrimenti già i samurai sono più forti di una guardia di palazzo. Hanno un sacco di upgrade, hanno tutti gli upgrade, hanno un loro upgrade speciale che gli dà dei bonus contro le truppe di fanteria, mentre invece le tue sono un po' indietro. Poi è chiaro, quando hai questo numero di dape, se l'avversario te li lascia fare e non ha almeno 10 spingarde, è finita. Comunque, bella partita. Penso che con build order fatto bene e qualche attenzione alla macro si possano fare grandi progressi. Devo dire che il controllo delle unità pensavo fosse molto peggio da pad, però in realtà forse è stato migliore quasi il controllo delle unità che la macro. Cioè, ironicamente, la cazzata le faceva lui nei fight, perché non faceva l'attack move. Le tue truppe attaccavano nei fight, le sue no, molto spesso, per cui mi aspettavo piuttosto il contrario nel vedere un giocatore da console. Magari meglio la macro che non la micro, invece ottimo. Forse è più facile da mettere a posto la macro che non la micro. E la game knowledge, quella ovviamente arriva giocando tante e guardando tante partite. Niente, vediamoci fra un po' per vedere magari eventuali progressi. Sarei curioso, io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo come sempre alla prossima occasione.